Buonasera amici di Pole Position, benvenuti al solito appuntamento della sera con Pole Position. Questa sera parleremo del settore tessile e lo facciamo con Abati Group. E vi vado subito a presentare il nostro fondatore Andrea Abati. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Grazie. Allora, parliamo della realtà italiana che si trova a Medolago, in provincia di Bergamo, esatto. Che nasce nel 77, esatto. Grazie a suo padre. Esatto. E poi lei entra successivamente, ma ci racconta un po' le tappe della storia di questo marchio. Sì, allora Abati Group è una holding a cui fanno capo Abafil, che è fondata nel 1977 da mio padre Sergio, che si occupa della produzione di filati prevalentemente cotonieri, quindi con cotone, poliestere, polipropilene, ma negli ultimi anni ci siamo specializzati anche nella produzione di filati riciclati a base di cotone e di poliestere. Nel 1995 ho fondato Tecnofilati. Entra lei? Entro io. ho fondato Tecnofilati, che si occupa, diciamo, di sviluppo, ricerca e produzione di filati altamente tecnologici. Nel 2006 abbiamo fondato invece AB Real Estate, che è una società immobiliare che si occupa degli immobili industriali, dove tra l'altro siamo presenti con la nostra sede di Medolago. Mm-hmm. E nel 2013 abbiamo fondato Human Wellness, che è proprietaria del marchio Be Good, che è un marchio di abbigliamento cosmetotessile. Ah, bene, mi interessa questa Be Good. Quando si parla di tessile, in questo caso tecnico, io mi viene in mente, perché ho dato un'occhiata al vostro sito, ho visto il sito Cooper, Bioceramic, quindi cose molto particolari. Molto particolari, anche le caratteristiche di questi tessuti, la resistenza, cosa devono avere, protezione raggi UVA, insomma veramente delle caratteristiche una diversa dall'altra per quello che riguarda i prodotti. Allora, i punti di forza vostri quali sono? Bah, sicuramente uno dei nostri punti di forza è la continua ricerca, quindi il continuo investimento nella ricerca e nello sviluppo di nuovi materiali. Mm-hmm. Tecnofilati nello specifico, diciamo, ha avuto l'idea di portare nel campo tessile materiali che fino a poco tempo prima non avevano nessun impiego, quali per esempio il rame, ecco. L'acciaio, il carbonio, la bioceramica, mm-hmm. l'argento. E recentemente abbiamo invece lanciato il grafene, che è, diciamo, l'ultima frontiera dei nuovi materiali. L'abbiamo presentato circa un mese fa in anteprima mondiale presso la Fiera Tech Textile di Francoforte, e ritengo che il grafene comunque possa essere, cioè sarà utilizzato in maniera massiva anche in altri campi della vita quotidiana. Eh sì, ne abbiamo, se non solo nel tessile, ma il grafene, esatto. È stato anche, insomma, una parola molto usata in questi ultimi anni, quindi sicuramente ne sentiremo parlare. In questo caso ne parliamo nel tessile, quindi abbiamo parlato di tecnofilati, però lei mi ha detto prima, parlando di Be Good. Sì, Be Good. Parliamo un po', approfondiamo, sì, questo Be Good. Questo è molto interessante. Sì, Be Good è un brand di proprietà di Human Wellness ed è un marchio di abbigliamento cosmetotessile. Ecco, quindi, ce lo vuole dire nello specifico? Cosmetotessile, nel senso che ha un'azione cosmetica, infatti uno dei nostri, diciamo, payoff è proprio trattamento di bellezza da indossare. Oh, per dindirindina, quindi indosserò qualcosa che mi renderà più bella? Esattamente, praticamente abbiamo sviluppato questo materiale innovativo, la Dermofibra Cosmetics, che è un filato dove all'interno della matrice abbiamo inserito, oltre che ha cristalli inorganici, quindi come titanio, silicio, magnesio, alluminio, che hanno un'azione di riflessione dell'infrarosso, anche delle microcapsule caricate con principi attivi, caffeina, vitamina A, vitamina E e aloe vera. Queste due tecnologie permettono di stimolare la microcirculazione sanguigna, quindi di ridurre la ritenzione idrica, di migliorare l'idratazione della pelle, di ridurre l'aspetto, diciamo, buccia d'arancia e tanti altri vantaggi, diciamo, a livello, semplicemente indossando un capo d'abbigliamento. Che meraviglia! La tecnologia, la ricerca, lo sviluppo, parole chiavi, esatto. della vostra azienda, excellent, tutto quanto quello che riguarda il Made in Italy, il trust, la passione, quindi vi faccio l'in bocca al lupo e progetti futuri.
Ma di progettini abbiamo parecchi, diciamo quelli un po' più avanzati sono lo sviluppo di una nuova linea cosmetotessile utilizzando appunto il grafene che abbiamo sviluppato in Tecnofilati, quindi c'è anche una sinergia tra le aziende del gruppo. E anche un riferimento al green, no? E anche un riferimento al green, esattamente. Diciamo, oltre ad aver sviluppato filati utilizzando materie prime riciclate, stiamo facendo un investimento importante per l'installazione di pannelli solari per circa un gigawatt di potenza, che ci permetteranno, oltre a un risparmio notevole di CO2, ma anche diciamo di sopperire a quella che sta diventando diciamo un'emergenza attuale, cioè dell'energia elettrica, quindi per permetterci di continuare anche in momenti più difficili. Anche ridurre i costi. Ridurre i costi, esattamente. Allora, segreti del successo, chiarezza di intenti e perseveranza. Lei è sempre stato perseverante? Sì, diciamo che non esiste magari una chiave del successo. Sono diverse... Le sue tre punti? Ma io quelle che lei ha nominato adesso direi che sono esattamente quelle che mi ispirano, cioè quindi la chiarezza di intenti è fondamentale per fissare l'obiettivo, mentre la perseveranza ci serve per poi arrivare ad raggiungere l'obiettivo. Anche nei momenti magari più difficili, quando le cose sembrano andare non per il verso giusto, perseverare aiuta. Ad andare avanti, insomma. Il tuo tessile, in questo caso, il tessuto preferito? Il mio tessuto preferito, inteso mia gamma, nella sua azienda? Sicuramente la Dermofibra Cosmetics, che ha diciamo delle caratteristiche eccezionali. chiedo. Grazie veramente per essere stato con noi questa sera a Pole Position. Ringrazio Andrea Abati, fondatore di Abati Group. Buonasera. Amici, si è conclusa un'altra puntata di Pole Position. Io vi ringrazio, vi ricordo che noi siamo in Pole Position. Grazie anche a voi che ci seguite. Alla prossima. Buonasera amici di Pole Position, Danny Mendez sempre in Pole Position con voi. Questa sera sono in compagnia della Stein SRL e ho il piacere di presentarvi il CEO Claudio Morbi. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei, grazie dell'invito. Allora, siamo in Pole Position nel settore informatico e sistemi MES. Esatto. Parliamo di un'azienda che ha 30 anni di esperienza, però magari lei ci vuole raccontare un po' le tappe della storia di questa azienda. Noi siamo partiti da Brescia facendo automazione industriale, lo racconto perché ci differenzia un po' dai nostri competitor, quindi hardware e software che muovevano macchine, forni, trafile, perché Brescia in questo è un settore estremamente forte e importante. Poi abbiamo visto dopo 3 o 4 anni di questa attività che mettevamo molto impegno nel ridurre il tempo di ciclo di ciascuna macchina per cercare di dargli il massimo delle prestazioni, ma se la macchina si fermava 50 volte per 5 minuti nessuno lo scriveva da nessuna parte, gli scarti magari non erano registrati, quindi c'era tanta carta che girava nei reparti produttivi e questa carta era di difficile comprensione quando questa arrivava negli uffici e soprattutto i dati non sempre erano esatti e molto spesso anche un po' incompleti. Quindi abbiamo detto, ma facciamo macchine che fanno prodotti molto velocemente, con grandissima precisione, perché non dare ai dati che dicono quello che è successo la stessa velocità e la stessa precisione? Accuratezza, ecco, anche accuratezza, molto importante. Tempo reale, estrema precisione del dato, e quindi abbiamo detto, bene, allora cominciamo a sviluppare un software che consenta di dare al dato la stessa velocità del prodotto. E quali prodotti offrite specifico? Nello specifico abbiamo due divisioni all'interno della nostra azienda, perché i mercati oggi sono molto complessi, molto diversificati, quindi richiedono competenze e soluzioni specifiche in funzione del settore in cui si opera. Certo. Abbiamo una divisione che segue il settore metal, che vuol dire parto dal rottame e faccio una barra di ottone, un panne di alluminio, una vergella di acciaio. Quindi mercato di riferimento delle acciaierie, delle fonderie, delle trafilerie, dei tubifici, che richiedono un software MES tailor made, quindi customizzato. Molto customizzato, con una grande conoscenza del processo produttivo, quindi non solo della tecnologia informatica, ma di come queste aziende lavorano, perché ovviamente bisogna
calare l'informatica nel contesto produttivo e non viceversa. E l'altro invece che mi dicevi? L'altro invece è il settore manufacturing, quindi chi fa prodotti finiti, quindi stampaggio plastica, pressofusione, rubinetterie, il settore food, il settore automotive, in cui abbiamo invece un prodotto, una suite di prodotti che possono essere attivati nel tempo per fare il controllo della produzione, della manutenzione, della qualità, della tracciabilità del prodotto e ovviamente anche della schedulazione a capacità finita della produzione di tutte le varie macchine. Questo invece è un prodotto che può essere sì customizzato, ma molto spesso lo si risolve con una semplice attività di configurabilità del prodotto stesso. Signor Morbi, e secondo lei quali sono i punti di forza della Stein? Ma i punti di forza direi che partono un po' dalla nostra storia. Mm-hmm. Il fatto di essere venuti dall'automazione industriale ci ha insegnato moltissimo su come si parla con le macchine, mm-hmm, e soprattutto su come si parla con gli operatori, perché i nostri sistemi non sono software che vengono utilizzati in ufficio, anche dal manager quando guarda i dati, ma soprattutto dagli operatori che devono alimentare questi sistemi e devono vedere questi sistemi come un grande vantaggio prima di tutto per loro. Oggi di tecnologia ce n'è veramente tanta. La nostra capacità è quella di scegliere assieme al cliente qual è la tecnologia migliore rispetto al suo livello digitale, rispetto agli obiettivi che vuole andare a raggiungere. Ecco perché la nostra storia, venendo dalla macchina e sapendo come l'operatore vuole guidare la macchina, ci ha consentito di sviluppare software che siano molto facili da usare per l'operatore, molto performanti nello stesso tempo, perché quando l'operatore ha bisogno di un input lo vuole subito, certo, e nello stesso tempo estremamente affidabili. Allora, io ho visto infatti il feedback da parte dei vostri clienti, sono molte parole molto precise e concrete, quindi la concretezza, la professionalità, la conoscenza, la solidità. Di quello che è la vostra azienda, quindi avete delle testimonianze reali proprio perché la consegna real time, quindi l'accuratezza dei dati. Certo. E per concludere, i progetti futuri? I progetti futuri sono spremere sempre più valore dei dati. Il dato oggi è, chiamiamolo il nuovo petrolio, il nuovo oro nero, quindi oggi avere informazioni esatte in tempo reale, dove servono e quando servono, vuol dire fare più efficienza nei processi produttivi. Mm. Vogliamo sempre di più, con tecniche predittive, con intelligenza artificiale, cercare di aiutare i nostri clienti, insieme a loro ovviamente, certo, perché è sempre un percorso di partnership che si fa, di utilizzare le informazioni per suggerire i punti in cui si può intervenire per aumentare l'efficienza, per migliorare la qualità del processo, per definire meglio le specifiche di prodotto e quindi spremere, diciamo così, molto simpaticamente, se vogliamo dirle come no, parola, mi piace spremere, spremere per valore meglio dai dati, ecco. Io concludo con questa parola perché abbiamo terminato la nostra intervista. Spremiamo questi valori che lei ci ha comunicato questa sera da parte della Stein SRL con sede a Brescia. Io ringrazio Claudio Morbi, il CEO appunto della Stein SRL, e grazie per essere stato qui questa sera a Pole Position. È stato un vero piacere, grazie a voi dell'invito. Buonasera a tutti. Grazie amici di Pole Position, ci vediamo alla prossima, sempre qui, e Business 24 TV, la TV del lavoro.